Segretario, oggi a Chieti c'è Will in Tour, voi state girando l'Italia per incontrare i cittadini, in questo caso per incontrare soprattutto i pensionati. E questo è un momento di ripartenza, ma i problemi sono tanti. Stiamo incontrando tutte le cittadinanze anche per i problemi della sicurezza sul lavoro. Poi abbiamo tutta la partita della previdenza. Noi siamo un po' preoccupati perché abbiamo aperto un sacco di tavoli. L'unico che ha raggiunto un primo obiettivo è solo quello dei lavori usuranti e gravosi, ma tutto il resto ancora è fermo, diciamo, alle premesse. Le premesse sono: abbiamo bisogno di una legge per la non autosufficienza, abbiamo bisogno di allargare il potere d'acquisto dei pensionati attraverso l'allargamento della quattordicesima, l'adeguamento delle pensioni, i problemi della sanità di prossimità. Noi abbiamo visto quanti morti anziani ci sono stati nelle RSA, che sono diventate le case di riposo eterno invece che case di riposo per favorire gli anziani. Bisogna fare in modo che ci sia una medicina attraverso i soldi che servono per la sanità, che sia in condizione di far stare in ottima salute i pensionati, perché devono diventare di nuovo una risorsa per il paese, non possono essere un peso. E in questo chiedo anche un patto di generazionale con i giovani, perché i giovani possono dare una mano e possono essere aiutati dai pensionati. Oggi in ogni due famiglie, almeno in una, c'è un pensionato che partecipa economicamente o fisicamente ai problemi della famiglia. E allora, se sono il vero ammortizzatore sociale, bisogna ridargli potere d'acquisto. Per ridargli potere d'acquisto bisogna non pensare che le pensioni siano un costo per il paese, ma bisogna discutere seriamente di avere la possibilità di concordare quello che si era detto nel 2020, il 14 marzo, quando abbiamo cominciato a parlare di salute e sicurezza nel lavoro e di uscire meglio dalla crisi attraverso le risorse europee rispetto a come era stato il paese nell'economia degli anni passati.